possibile realizzare un modello perfetto in scala ridotta. E quindi questo significa che, in accordo alla similitudine di Flood, se faccio un modello in scala 1 a 100, la velocità viene ridotta di 10 volte, non di 100 volte. Allora fate attenzione, quali possono essere le soluzioni possibili? Allora, intanto, prima che io vada avanti, una premessa. Il numero di Reynolds scritto in questo modo, scusatemi, ve lo dico adesso perché mi sono dimenticato di dirvelo prima. Allora, il numero di Reynolds, voi secondo me l'avete visto scritto, non so se l'avete già visto scritto per alvei fluviali. Il numero di Reynolds l'avete visto scritto sicuramente per le condotte. E quindi, perché in idraulica normalmente non si calcola per il moto dei tubi scabri, e tubi in generale. E quindi l'avete visto scritto in questa forma, per i tubi. Avete visto scritto così, Reynolds uguale V D diviso Ni, dove D è il diametro del tubo, voi l'avete visto in questa forma. E allora la morale è questa, al numeratore ci va messo un indicatore, un termine rappresentativo della geometria della sezione. E allora nel calcolo del numero di Reynolds, quindi questo termine indicativo della dimensione della lunghezza, nel calcolo del numero di Reynolds dei tubi è una pratica diffusa assumere come indicatore geometrico, indicatore della geometria della sezione, il diametro del tubo. Allora, estendendo questa definizione, bisogna estenderla, scusatemi, al caso dei corsi d'acqua, e qui ci va messo un indicatore ancora della geometria della sezione. Allora, ci sono dei testi che come indicatore della geometria della sezione ci mettono il solo raggio idraulico, io invece ho scritto 4 volte il raggio idraulico. Allora, primo, notate che quando calcolate questi numeri, l'indicatore della geometria è del tutto soggettivo. Quindi metterci 4R anziché R, ci avessi messo anche 12R, è soggettivo, io posso decidere che indicatore di geometria metterci. L'importante è che sia un indicatore efficace della geometria della sezione e abbia le dimensioni di una lunghezza. Allora, a questo punto il fatto che io ci metta D qui e poi decido di metterci 4R qua anziché R è del tutto arbitrario, quindi questo ve lo dico perché io delle volte mi sono trovato in difficoltà, soprattutto adesso che si va su internet e ci sono molte fonti di informazioni che mi compaiono allo stesso tempo. Allora uno vede, ah, ma come, qua ci ha messo R e quest'altro ci ha messo 4R, quale sarà quello giusto? Allora attenzione, è soggettivo, chiaramente quello che cambia è che il numero di Reynolds che esce fuori è diverso e quindi è bene essere consapevoli nel momento in cui si vuole utilizzare quel risultato, quel numero, per capire se il moto è turbolento oppure no, cambia i limiti. Ad esempio nei tubi voi sapete che il limite, miseria, non mi ero mica accorto che ci fosse così tanto rumore fino a 10 secondi fa. Allora nei tubi il fatto che il numero di Reynolds, se vi ricordate, quando è che comincia il moto assolutamente turbolento? Si dice il numero di Reynolds attorno a 2000, da lì comincia, il numero di Reynolds maggiore di 2000 è il moto assolutamente turbolento. Ecco, quel limite di 2000 è calcolato prendendo come indicatore il diametro del tubo, indicatore della geometria. Allora, nei corsi d'acqua, allo stesso modo, ci sarà un valore limite del numero di Reynolds che vi permette di dire che il moto è assolutamente turbolento. Allora, a questo punto, se volete utilizzare gli stessi indicatori, quindi lo stesso valore limite, lo stesso valore di 2000, bisogna usare 4R, vi spiego un attimo, tra un attimo perché. Se invece voi mettete R basta, alcuni autori lo fanno, l'importante è sapere che i limiti del moto assolutamente turbolento cambiano, tutto lì. Però è del tutto soggettivo. Allora, detto questo, perché uno ci mette, una volta riconosciuto che in una corrente a pelo libero l'indicatore corretto da utilizzare per la geometria della sezione è il raggio idraulico, una volta riconosciuto questo,
Perché qualcuno ci mette 4R anziché R? Boh, perché è molto semplice. Uno dice, beh, prendiamo un condotto circolare e calcolo il raggio idraulico di un condotto circolare. Allora, in un condotto circolare, il raggio idraulico, lo scrivo qua, sapete che è uguale ad A diviso P, no? Area bagnata diviso perimetro bagnato. Allora, in un condotto circolare, praticamente, che cosa fate? Prendete l'area che è uguale a raggio al quadrato per pi greco, ovvero di mezzi al quadrato per pi greco, ovvero di quadro quarti per pi greco, mentre il perimetro bagnato è uguale al diametro per pi greco, quindi diametro per pi greco. Allora a questo punto si semplifica, R diventa uguale a di quarti. Allora è per questo motivo che qui ci si mette 4R, perché è l'omologo di D. Perché ci si mette 4R? Per usare gli stessi limiti per identificare i moti turbolenti. Ecco, questo ve lo dico perché capita appunto di imbattersi in formule che uno dice ma perché questa è diversa da quell'altra? Ok, prima premessa. Seconda premessa. Uno mi potrebbe dire, ma scusi, ma io sono obbligato a usare acqua nel modello? Perché un grosso problema qui è che io dentro ho posto lambda ni uguale a 1. Risposta, no, non siete obbligati ad usare acqua. Si può usare, per limitare questo problema, un fluido a viscosità inferiore. Ad esempio etilene, alcol. Il problema è che questi fluidi a viscosità inferiore, al di là del fatto che costano, sono anche infiammabili. E quindi, insomma, sapete com'è, no? E allora spesso, ripeto, al di là del costo, uno dice, ma oh, andare a fare un modello usando dell'alcol o dell'etilene, insomma, ci si pensa un po'. La gravità, purtroppo, c'è poco da fare, nel senso che, cosa volete farci, nonostante, è possibile fare degli esperimenti a gravità ridotta, ma non un modello idraulico, non è pensabile. Ecco, allora si verifica questa incompatibilità. Allora uno che cosa deve fare? Molto semplicemente, uno deve decidere qual è il numero dimensionale che vuole mantenere. E allora si dice che un modello idraulico è in similitudine di Reynolds rispetto alla similitudine di Froude. Questa è una cosa che sentite dire spesso, no? Si sente spesso dire, il modello in che similitudine l'hai fatto, Reynolds o Froude? E allora se uno decide di farlo in similitudine di Froude, conserva il numero di Froude, ben sapendo che il numero di Reynolds non è conservato. E siccome noi parliamo di alvei fluviali, ma è evidente che, insomma, a noi interessa principalmente il numero di Froude piuttosto che il numero di Reynolds, perché noi non possiamo tollerare che una corrente lenta nella realtà diventi meglio, una corrente veloce nella realtà diventi lenta in un modello, perché il modello non sarebbe più rappresentativo. Allora è evidente che noi sceglieremo la similitudine di Froude più volentieri, con la consapevolezza di una realtà innegabile, ovvero che cosa succede al numero di Reynolds se voi mantenete il numero di Froude invariato? Il numero di Reynolds cala, non c'è dubbio. Quindi ripeto, che cosa succede al numero di Reynolds di un modello in similitudine di Froude? Il numero di Reynolds cala. E quindi che cosa può succedere? Può succedere che un moto che prima era turbolento diventa laminare. Il che è inaccettabile. Se vogliamo riprodurre un alveo fluviale non possiamo accettare che un moto turbolento diventi laminare. Non possiamo accettare che un moto turbolento diventi laminare. Però attenzione, non è detto che un calo del numero di Reynolds automaticamente comporti
che un moto turbolento diventi laminare. E mi spiego meglio. Allora, vi ho detto prima che numeri di Reynolds superiori a 2000 identificano un moto turbolento. Nella realtà, noi abbiamo a che fare negli alvei fluviali con un numero di Reynolds molto maggiori. Allora, se il numero di Reynolds è 70.000, meglio, se il numero di Reynolds è 200.000, e questo numero di Reynolds cala a 100.000, il moto sempre turbolento rimane. Allora, se rimane turbolento, lo sarà un po' meno, però se rimane turbolento mi può andare bene. E l'approssimazione è accettabile. Quindi occorre di capire che tipo di approssimazione induciamo e se è accettabile. Quindi ripeto, se a noi interessa la similitudine di Frum e lì siamo intransigenti, noi sappiamo che il numero di Reynolds cala. Andiamo a controllare che cosa questo comporta. Il moto diventa non più turbolento? No, la risposta è no. Bene, allora l'approssimazione è accettabile. Questa potrebbe essere la conclusione. Ecco, due cose prima di andarci a prendere un caffè. Innanzitutto, guardate, lo stesso ragionamento io lo potrei fare sul numero di Frum. Se a me interessa che le correnti veloci rimangano veloci, le correnti lente rimangano lente, immaginatevi se il numero di Frum in un alveo fosse ipoteticamente costante ed è uguale nell'alveo a 4 e nel modello diventa 2, tutto sommato la corrente rimane veloce. E quindi potrei tollerare questa approssimazione. Cioè, voi dovete capire nel modello quali sono le approssimazioni che vengono introdotte, e sicuramente ce ne sono. Il modello perfetto è solo quello che ha la stessa dimensione del prototipo. Quindi dovete capire quali sono le approssimazioni che vengono introdotte e se queste sono tollerabili. Ultima cosa, questa è una precisazione, ho detto 2000 come limite del numero di Reynolds per il moto turbolento, in realtà sono stato impreciso. Allora, al di sotto dei 2000 il moto è laminare, tra 2000 e 70.000 è di transizione, al di sopra dei 70.000 è turbolento. Quindi questi sono i limiti del numero di Reynolds che avete studiato in idraulica. Cioè non c'è un passaggio unico da moto laminare a turbolento, in mezzo c'è la zona di transizione, che va dal numero di Reynolds per i condotti tra 2000 e 70.000. E si possono estendere questi limiti anche agli alvei se viene utilizzata la formula 4R come ho utilizzato io.